Nel Vallo di Diano si registra la 25esima vittima a causa del coronavirus dall'inizio della pandemia, l'undicesima della seconda ondata. A perdere la vita a causa del coronavirus nella tarda serata di ieri è Antonio Botta, 84enne di Polla. L'uomo aveva patologie pregresse, ma il Covid-19 ha aggravato la sua situazione clinica. Era ricoverato al Loreto Mare di Napoli. Un altro decesso si segnala purtroppo ad Albanella, dove a perdere la vita è stato un uomo di 68 anni. Risultato positivo al virus nei giorni scorsi. Le sue condizioni si erano aggravate, tanto che si era reso necessario il trasporto al Covid Hospital di Agropoli, dove ieri pomeriggio è deceduto. E ancora decessi a causa del virus si registrano ad Eboli, dove hanno perso la vita due suore del Cristo Re. Anche a Serre, ieri sera, l'amministrazione comunale ha comunicato la morte per Covid di un uomo, ex dipendente del comune di Serre. Ma ci sono anche delle guarigioni, per fortuna, da segnalare nel Vallo di Diano: 6 a Sanza, 7 a Sala Consilina e 5 guarigioni a Buon Abitacolo.